Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo episodio di Attila Total War. Allora, riprendiamo nel prossimo turno che dovremo passare adesso, perché avevamo già fatto praticamente tutto quello che c'era da fare. Atticheremo i Mauri qua e almeno risolveremo il problema. Qui abbiamo gli Uti che sembrano abbastanza incazzati, ma abbiamo qua una legione pronta per andarli a sfidare. Sì, li andremo belli incazzati. Ma chi state attaccando, Suebi? Suebi, chi state attaccando? Siete in guerra con i Marcomanni? Vabbè, però state per invadere i Britanni, magari. Questa legione poi la userò per attaccare i Franchi, appena la mia spia... Tanto qua, ok, li abbiamo tutti in tiro. Vai qua su, per piacere. Swift di... i Longobardi. Salve, Longobardi. Longobardi, come siamo noi in relazione con i Longobardi? Sei in guerra con i Sassoni? Ovviamente è stato fantoccio, sarebbe troppo bello. Non c'è commercio? Commercio. Rompi accordo? No. Patto di non aggressione? Basta. Nulla. Vabbè. Ah no, ma perché sono qua su i Longo... nulla, scusate. C'è una città distrutta qua, dicevo, infatti. Vabbè, passiamo il turno, non c'è più niente da fare. Ho riparato, ho messo in riparazione qui i campi di Granatingis. E quindi abbiamo pochi soldi, e quindi passiamo il turno. Oh, video. Erano pronti per la guerra. Chi? Il mondo era piombato nell'oscurità. Attila, è Attila! La terra diventò un posto più freddo e il vento portò racconti di morte. Ed ecco un cavallo nero e colui che in sella aveva un paio di mani. Poi mangi le mani. Attila era nato. Tutti si inginocchiarono davanti a lui perché sapevano che avrebbe divorato la terra e incendiato le fondamenta delle montagne. E quindi bene, arriva Attila. Sono cazzi nostri adesso. Attila nacque dall'oscurità e dalla disperazione. Sì, il tempo non è dei migliori in effetti. Mamma mia che bifolchi che sono. Mongoloidi. Bene, è nato Attila, questi sono cazzi. Questa fazione non esiste più, olè. Molto bene, in Spagna fazione distrutta, olè. Mauri ucciso in battaglia, ah sì, perché ci hanno attaccato. Attila è nato. Consunzione a Cartago Nova, questo non è positivo. Erano pronti per la guerra, oddio, non è che siamo tanto pronti per la guerra. Obiettivi bonus raggiunti, 2 su 5. Galizia, ribellione imminente. Capitolo 2, sopravvivi fino a questa data. 420, minchia, sono 20 anni. Allora, preparati, va bene, preparati. Che ripariamo anche questo. Abbiamo tutti i minchia, abbiamo pochissimi soldi. Perché così pochi soldi? Non lo so perché abbiamo così pochi soldi. Ah, perché abbiamo sti maiali che... Li ho visti, dove sono? Dobbiamo assolutamente attaccarli. E questi poi ci vanno a razziare l'Italia. No. No. Andiamo ad attaccarli immediatamente. Ok, ci dà abbastanza favorito anche perché abbiamo parecchi lancieri. E loro hanno parecchi cavalieri. Comunque, questo è un ottimo esercito. Quindi andiamo nella mappa di battaglia immediatamente. Ok, purtroppo nonostante io sia l'attaccante, a differenza di quanto succedeva nei vecchi Total War, qua ad esempio siamo in montagna, ho provato a fare di tutto. Il primo era pioggia, poi ancora pioggia e nebbia. E adesso addirittura mi è venuto... nebbia, quindi purtroppo ho cercato di attendere 3 turni, ma non è stato possibile fare nulla di tutto ciò. Quindi avanziamo, siamo dietro sta collina. Questi li mettiamo un'altra unità. Obediamos. Ok, loro sono laggiù, li avevo già visti nella precedente cosa. Quelli qua che si muovono, il nemico si avvicina. Ma noi abbiamo tutti i nostri lancieri in prima linea, addirittura i giavellotti in questa posizione tattica.
velocizziamo un attimo. Cerchiamo di dare un occhio sempre da dove arrivano, perché non vorrei mai che mi beccassero alla sprovvista quando velocizzo il tempo. Ok, no, non sembrano intenzionati ad attaccare. I Roxolani, figli di una grandissima megera. Che spavento, ho visto questo uccello, pensavo fosse... che non hanno intenzione di attaccarmi al momento, quindi andiamo qua fuori allo scoperto. Di tu al generale è un cavallo, quindi perfetto, meglio così per noi. Questi non rimanete dietro rispetto all'altro, al resto dell'esercito. Questi non sono più nascosti. Proviamo a mandarli lì. Ah, che hanno i trabucchi, merda. Non avevo visto che avevano i trabucchi. Dove li hanno? Ah, lì dietro proprio, nascosti. E Leves Amatore. Merda, qui che botto che gli ha dato. Dobbiamo avanzare assolutamente. Ok. Merda, noi non abbiamo nulla per contrastare. Anzi, una botta lì ci ha dato. Prima che questi qua non hanno alcuna intenzione di attaccare, quindi continuiamo ad avanzare. Ok, forse attaccano. Pausa. Ok, attaccano. Il nemico ha organizzato una boccata. Ok, tutto il resto stop. Alt. Alt. Anche voi qui. Alt. Ok. Anche il generale fermo, per carità, se no... Cos'è sta roba? Prepararsi, preparare l'attacco contro la cavalleria. Mio ritardo di nero, avevo un certo... Che queste unità qua si preparino contro la cavalleria. Perfetto, via. Andiamo! Merda, ci hanno attaccato questi. Vabbè, sono i mercenari. Merda, giavellotti no. Non me ne sono accorto. Bastardi, non si capisce nulla. Abbiamo scovato le unità nemiche nascoste. Che bordello che c'è qui. Veloci tutti qui, attaccare. E qui dovremmo aver vinto una certa facilità. Ok, anche queste sono fuggite. Oh cazzo. Bestiale la nebbia che ti nasconde le unità però, eh. Ok, adesso voglio... Merda, ma qua... Corti, voi attaccate questi alla svelta anche. Togliete questa. Dai, togliti! Ma vieni qua, perché non ti muovi là? Che casino! Nei boschi così. Non si muove di qua, non so perché, vabbè. Ok, tu devi venire. Tu vieni qua. Ma perché? Guardate! Perché siete che non ci sta qua? Ok, questi sono in fuga. Anche questi, attacchiamo. Il nemico ha radunato le sue unità, ma vaffanculo, il nemico non ha radunato più un bel niente.
li abbiamo presi. Ah, queste unità dei barbari sono proprio con morale pari a almeno 1. Comunque non fate scappare il generale nemico. No, 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 qui, 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 bloccalo, bloccalo, bloccalo. Cazzo, non abbiamo bloccato il generale. Dai, questi quanto ce ne sono a far fuori? Uccidete questi. Sapevo che non sarebbe stata una battaglia facile, ma non me la immaginavo così difficile, sinceramente. Ok, questi vanno contro il generale nemico. Questi sono tutti in fuga, bene, bene, bene. Questi che cazzo fanno? Ci attaccano. Sta volgendo il nostro favore. Ci sono i picchieri. Occhio alle picche, porco te. No, attacca. Attacca quelli. Proprio che noi abbiamo sempre poca cavalleria. Dobbiamo uccidere il generale, assolutamente. Quelli stanno lì a farsi uccidere, cioè, ma mamma mia. Dai, uccidete il generale. Il generale nemico è morto, bene, bene, bene. Vabbè, finché fuggono, la Dante è vinta. Anche quelli fuggono, merda, non possiamo rincorrere nessuno. Puoi fare raduna? No, non ce l'hai raduna. Mi hanno aggirato stavolta, non me l'aspettavo l'aggiramento da parte loro. Chi è che ancora sta combattendo? I trabucchi? Seriamente? Ok, terminiamo la battaglia perché tanto la cavalleria ci è fuggita, quindi nulla. Ok, eccoci qua, abbiamo eliminato un bel po' di unità. Ci riforniamo dalle loro unità. Noi abbiamo perso solo questi qua che sono mercenari, tanto quindi si fottano. Ok. Se riusciamo a beccarli... Sì, riusciamo, bene. Bene, bene, bene. Ok, offensiva assolutamente. Oh, in faccia i roxolani. Via i roxolani, mi avete stufato. Vittoria pirrica, ok, riforniamoci. Fazione di sotto roxolani, bene, un problema in meno di cui preoccuparsi. E ordine pubblico più 4, forse no, qual è quella che rientra? Reintegra. Però buono, non c'è bisogno, facciamo ordine pubblico, va? Facciamo sempre prima ordine pubblico, poi tu qua hai... c'è già questo che è morale in attacco più 6, poi potremmo mettere questo così almeno... equilibriamo le cose. Se io ti metto in marcia forzata riesci a tornare qua. Perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Questa è una superba vittoria. Marcomanni, non fate i furbi. Marcomanni, non fate i furbi. Tu continua a proseguire verso di là. Addirittura i Mauri hanno, nel passaggio del turno hanno tolto l'assedio. Perché guadagniamo così poco più che altro? Non lo so. Allora, Asturica. Vieni qua. Abbiamo 5.000 qua a brigare. Qua dobbiamo costruire. Assolutamente dobbiamo riparare questi. Dobbiamo costruire un centro di culto. Magari qua. E basta. Che tu vieni a T. Se tolgo il marcia forzata ci arrivi lo stesso, sì. Qua reclutiamo... Ah, perché abbiamo dei mercenari. Qua forse i mercenari costano una bomba adesso. Attacchiamoli. Perfetto, nessun problema nell'attaccarli. Risoluzione automatica, modalità aggressiva. Bam. Morte a voi. Ok, la situazione africana adesso dovrebbe essere in miglioramento. Occupa, senza saccheggiare per piacere. Ok, abbiamo un po' di soldi, dobbiamo. Imbarcadero militare, squallore, no. Lo convertiamo, anzi lo... Vabbè, no, per il momento lo lasciamo così. Tenuta dei nobili si può convertire, no. Perché dobbiamo... Questo lo distruggiamo perché tanto se ci dà solo così è perché non abbiamo nulla da fare. Quindi questi ripariamoli e poi li convertiremo nel turno prossimo. Dobbiamo fare dei bagni qua perché c'è uno squallore che è senza fine.
Guadagniamo sempre meno, però porca miseria. Questi li mandiamo a fanculo, sì. Qua non abbiamo più ribelli. E qui... Dov'è l'esercito? Ah, è qua. E qua l'esercito che... Via. Ok, guadagniamo 100 in più, non è un granché, ma... meno uno. Se io ti metto marcia forzata, I don't care who tie you are. Vai qua. Così in modo tale che possano arrivare lì. Questi qua non so cosa abbiano intenzione di fare. Attaccarmi qua di nuovo. Ok, adesso almeno lì siamo abbastanza più sicuri. E direi che possiamo passare il turno. La nostra spia poi arriverà a vedere i franchi come sono ridotti. E niente, passiamo il turno. Ok, ci sono stati problemi nel passaggio del turno, strano, non l'avrei mai detto. Che intanto siamo riusciti a uccidere l'altra vacillante, ribellione imminente a lungo Dennis. Una sposa degna. Merda, non posso manco disapprovare, vabbè, approva. Allora, sono ribellati qua, quindi dobbiamo assolutamente sedarli. E la cosa brutta è che ci hanno attaccato Pamplona e se la sono conquistata. Questi scappano. Caini, ste ribellioni di merda. Dai, non ci arrivo nemmeno. Che palle. Se abbandono sta città per attaccare Pamplona, mi attaccano questa città, altra città. Ci hanno attaccato. Ci hanno attaccato sta città qua. Sti porci. E ci arrivo ad attaccarli. Vediamo se riesco a farli fuori. Ok, ci dà in netto vantaggio, almeno questo, positivo. Vedete, questi sono abbastanza... Ci dà in netto vantaggio, la risolverei. Quando è così in netto vantaggio, metterei aggressiva. E via. No, abbiamo subito un po' di perdite, loro hanno perso parecchi uomini. Reintegriamo. Ok, sono fuggiti. E li distruggiamo, fanculo. Ok, di nuovo attacco frontale. Dai, muori. Ok, loro hanno perso un botto di unità. Noi ci reintegriamo. Ok, morto. Morti. E via così. Almeno questi non scassano più le balle. E questi sono costretti a fuggire. Ok, livello 2. Anche qui mettiamo ordine pubblico, va. Posso metterti marcia forzata fino a dove? Fino a questa città, che non è male. Anche se la ribellione è inevitabile, quindi qua al prossimo turno ci sarà una ribellione, dovremo sedarla in qualche maniera. Qua meno 82 già, per quale motivo è meno 82? Meno 9 però, ok. Se io ti tolgo cosa succede? È comunque positivo. Quindi tu devi metterti in marcia forzata e venire di nuovo qua. Perché qua. Venire qua. Vieni, vieni, vieni. Questi non possiamo attaccarli, che sfiga. Noi qua siamo abbastanza tranquilli. I Marcomanni che intenzioni hanno? Minchia, reclute germaniche qua. Quante ne hanno? Mamma mia. Queste sono bande germaniche che sono abbastanza forti. Togli marcia forzata per piacere. Recluta altri ometti. Recluta altri ometti. Un po' di soldi ce li abbiamo. Dove, quali sono le regioni più problematiche? Soprattutto qua giù. Li abbiamo fatto. Cioè, cosa posso fare d'altro? Vedo tanto aumento lo squallore. Ordine pubblico. Qua ordine pubblico più 7, ma ci vogliono parecchi soldi. Sti maiali poi che mi hanno conquistato sto insediamento, mi fanno più girare le palle. Così si riforniscono anche, proprio mi fanno incazzare in una maniera allucinante. Passiamo ancora a questo turno e poi vedremo il da farsi. Abbiamo eliminati qua. Figli di puttana. Però quantomeno i giuti, vediamo se i giuti adesso
hanno intenzione. Vi siete stufati adesso un po' di... Basso, no, vi abbiamo eliminato due eserciti ma non avete ancora intenzione di far pace. Allora, passiamo qua a questo turno e poi finiamo l'episodio. Ok, è scoppiata anche una ribellione qua lungo The Nemesis. Ma che palle ste malattie. Che davvero, che palle. Sono davvero insopportabili. Beh no, questi però possiamo risolvere. Sono in raggio questi, quindi... andiamo assolutamente ad attaccarli. No, sono ancora in raggio, sono ancora in raggio. Bene, 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 ribelli via, eliminati. Morti, ok. E ci reintegriamo perché abbiamo perso le unità anche, ho visto, sì. Reclutiamo, abbiamo perso uno di questi, sì, va bene così. Meno 6, però se tu riuscissi a entrare... Aspetta. No, non ci arrivi. Vabbè, allora farò nel prossimo turno perché ho bisogno che tu mi controlli un po' di ordine pubblico. Meno 1 sempre. Che palle però! Si sono ribellati, se avete fatta male secondo me. Meno 80, boh, l'ordine pubblico dovrebbe scendere, cioè, che cavolo. Questi qua dobbiamo eliminarli prima, hanno stufato. Elimina. Oh, vivi ancora? Basta. Eliminali. Ah ok, esatto, mica dicevo, che palle. Morti. Ok, è comunque positivo adesso l'ordine pubblico. Metti marcia forzata come se non ci fosse un domani ad attaccare questi. Anche questa legione deve venire qua immediatamente. Ok, abbiamo un po' di soldi, minchia, i Longobardi, gli Ostrogoti sono di nuovo fortissimi. E qua abbiamo anche i Marcomanni che stressano. Dobbiamo reclutare dei lancieri, dei giavellotti, perché adesso servono come il pane. Ma non abbiamo luoghi per reclutarli qua. Non possiamo manco costruirli, male. Qua ripara. Qua ripara e qui ripara, quindi turno passato a riparare. Qui possiamo di nuovo fare solo più questi. E nulla, per questo episodio direi che è tutto. Cercheremo di eliminare una volta per tutti questi maiali. Questi maiali qua africani. Poi qua la situazione è in miglioramento con questa legione qui, quindi... Oltretutto... Perfetto, sì 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 sì. Qua è in miglioramento, qua è in peggioramento, no, che palle. Qua è in netto miglioramento. E quindi nel prossimo turno proseguiremo sconfiggendo questi. E vediamo, dobbiamo cercare delle tecnologie, abbiamo finito anche queste, buono. Più integrità e più 2 integrità per tutte le forze, più 2 crescita. Cosa sblocchiamo? Armigeri, Defensores. Permette costruzione di mattina. No, le navi al momento no. Sblocca l'arruolamento dei mazzieri. Levis armature. Armigeri difensore. Sostituisce i protettori domani. Facciamo questi, va. E nulla, per questo episodio è tutto. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.